Esercizio 5, a quale profondità nel mercurio la pressione è di 5 atmosfere e poi un'atmosfera e mezza. Ricordiamo che un'atmosfera è già dovuta all'aria che preme sul mercurio, quindi ci servono altre 4 atmosfere dovute alla pressione idrostatica del mercurio. Siccome sappiamo che ogni 76 cm, almeno a livello del mare, il mercurio fa una pressione pari a un'atmosfera, allora basterà moltiplicare 76 cm per 4, 3,04 metri. Questa è la profondità alla quale le atmosfere di pressione sono 5, una esterna più 4 dovute al mercurio. Si poteva anche seguire lo svolgimento lungo calcolando la pressione alla profondità H con la legge di Stevin generalizzata, la pressione atmosferica più dgH, cioè questa più la pressione del mercurio. L'incognita è la profondità H, quindi 5 meno 1, 4 atmosfere, poi dividiamo per dg e troviamo la profondità. 4 atmosfere vuol dire 4 per 101 1300 pascal, densità del mercurio e accelerazione di gravità, il risultato è 3,04 metri come prima. Vediamo l'unità di misura, pascal, newton al metro quadrato, diviso chilogrammi al metro cubo e metri al secondo quadrato. Ma chilogrammi per metri al secondo quadrato è il newton, è questo newton qua. Quindi rimane newton metro quadrato sopra e newton al metro cubo sotto. Newton si semplifica e metro cubo e metro quadrato rimane metro al numeratore, eccolo questo metro qua. Ricordiamo, giusto per fare un confronto, che 5 atmosfere nel caso dell'acqua si raggiungono a 40 metri di profondità, perché l'acqua grosso modo ha bisogno di 10 metri di profondità per fare un'atmosfera. Invece il mercurio, che è molto più denso, ha bisogno solo di 76 cm di profondità per fare un'atmosfera di pressione. Infine la domanda 1,5 atmosfere, basta scendere sott'acqua della metà di 76 cm, cioè 38 cm in profondità. Infatti 38 cm di profondità corrisponde a mezza atmosfera più un'atmosfera esterna. In questo punto, a 38 cm di profondità, c'è una e mezza atmosfera complessive di pressione.